Ho parlato di velocità, di timing, di tecnologie di DDR e ora aggiungiamo il tassello dei rank, perché i moduli di memoria RAM non sono tutti uguali. Vediamo cosa sono questi rank, come influiscono sulle prestazioni e se vale la pena aggiungere questo ulteriore dato alle nostre analisi prima di effettuare l'acquisto o se invece possiamo fregarcene. Lasciate un mi piace, iscrivetevi, trovate i capitoli, si va! Andiamo subito al punto della questione, definendo cosa sono questi rank. Le memorie RAM e i moduli sono composti da una serie di chip di memoria che sono connessi tra di loro e gestiti da un controller di memoria. Controller che è a bordo del modulo o meno in base alla tecnologia. Quando avete un modulo di memoria RAM da 16 GB, ad esempio, questo non è fatto da un singolo chip che immagazzina 16 GB di dati. Bensì, appunto, ci sono i vari chip, la cui somma della capacità porta a quel totale della memoria offerto. Questi chip sono connessi a un bus di memoria da 64 bit, si suddividono la larghezza di banda per trasferire i vari dati. Per la cronaca, nelle memorie ECC il bus è da 72 bit. Il totale della capacità può essere fatto da un tot di chip che saturano il canale di memoria da 64 bit, quindi in questo caso chip dalla densità più alta, o possono essere impiegati anche dei chip dalla densità più bassa, e in questo caso chiaramente ne verranno utilizzati di più, realisticamente il doppio. Ogni gruppo di chip che satura la larghezza di banda dei 64 bit è un rank, quindi avremo moduli single rank connessi a un bus da 64 bit o moduli dual rank connessi a due bus da 64 bit. E per completezza esistono anche i moduli quad rank e octo rank che con lo stesso approccio implementano gruppi di chip sui vari moduli andando a moltiplicare la quantità di chip di memoria a bordo. Per riconoscere se un modulo è single o dual rank non dobbiamo affidarci alla composizione dei chip sui moduli. Potreste pensare, in realtà spesso è vero, che se i chip sono posizionati solamente su un lato della memoria, vedete per esempio questo che sono solo da una parte, allora abbiamo a che fare con un modulo single rank, e se invece sono posizionati su due lati, allora si tratta di moduli dual rank. Tuttavia, prima di tutto, con le memorie, quelle di oggi, con i vari dissipatori, no? Come queste, vedere se ci sono chip da una parte o da due parti, ecco, non è proprio una cosa semplice. E oltretutto possono esistere moduli dual rank con chip posizionati tutti sullo stesso lato. Il modo più semplice, quindi, per riconoscere la tipologia di moduli è leggere le etichette che sono presenti appunto sui moduli stessi, poiché i produttori lo scrivono se sono single rank o dual rank, con quella dicitura 1R o 2R che appunto definisce il numero di rank. Potreste pensare che dei moduli dual rank, avendo due coppie di chip, siano in qualche maniera migliori, no? Vantaggiosi rispetto ai single rank perché hanno il doppio. Ma il fatto è che i sistemi possono effettuare un singolo accesso per volta alle memorie RAM, quindi avere due coppie di chip non significa avere due accessi simultanei e quindi il doppio delle prestazioni. Attenzione a non confondere single rank e dual rank con single channel e dual channel, sono due cose completamente differenti che non c'entrano nulla. E attenzione anche a non pensare, se l'avete sentito dire, che le memorie di DDR5 hanno il dual channel integrato, perché hanno il controller di memoria a bordo. Su questo punto è stata fatta veramente molta confusione. Semplicemente le DDR5 hanno un controller che divide il bus da 64 bit in 2 da 32 bit, ma a livello di accesso alla memoria non cambia nulla. Tornando alle differenze, un modulo dual rank ha mediamente una latenza superiore, perché le operazioni di cambio di gruppo di chip, ecco, fatemelo semplificare in questa maniera, necessita che vengano effettuate delle operazioni a livello di procedura di accesso alla memoria aggiuntive, e ciò comporta la perdita di alcuni cicli di clock della CPU. Tuttavia questa operazione in più di preparazione della memoria per leggere i dati, risemplifico in questa maniera,
in alcune situazioni porta successivamente a un accesso più veloce ai dati stessi e quindi a un incremento delle prestazioni. Tutto però dipende dalle applicazioni, perché certi tipi di carichi di lavoro soffrono della maggior latenza iniziale per l'accesso a differenti banche di chip. Quindi in quel caso traggono maggior vantaggio dalle memorie single rank, che oltretutto, avendo meno chip a bordo, producono meno calore e consumano meno energia, rimanendo quindi più stabili in applicazioni molto intensive. Mi rendo conto che i pregi e difetti raccontati in questa maniera lasciano tutto ancora molto fumoso, no? Perché ogni soluzione sulla carta ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Trovate molti test in circolazione, io ne ho fatti alcuni per verificare soprattutto le differenze nei videogiochi con il cambio di risoluzione, mentre ho recuperato altri risultati di test fatti su altre applicazioni da colleghi vari. Insomma, ve la faccio breve. Nonostante sulla carta i moduli dual rank necessitano di più lavoro da parte del sistema, del processore, per essere usati come si deve, questi mediamente offrono un incremento prestazionale che, nella migliore delle ipotesi, è attorno al più 5% di prestazione in più, ovviamente. Diciamo che però mediamente questa differenza si assesta al 2-3%, che però non è poco, considerando che questa differenza la fa solo la scelta delle memorie e non è che dobbiamo fare altro. C'è ovviamente da dire che, in base all'applicazione, questa differenza potrebbe anche essere zero, no? Solitamente i miglioramenti maggiori si hanno in attività, in software, molto, come dire, CPU intensive, quindi applicazioni che usano molto la CPU, o condizioni, cioè ad esempio nei videogiochi, quando si usa una risoluzione bassa. Infatti, questo è quello che ho constatato anche con i miei test, quando invece si arriva a risoluzioni 4K, impostazioni qualitative elevate, dove appunto la scheda grafica è responsabile della quasi totalità delle prestazioni risultanti, la differenza tra single rank e dual rank è praticamente inesistente. È importante specificare che memorie con timing più bassi o frequenza di lavoro più alta, o entrambe le cose, offrono a livello prestazionale benefici migliori rispetto alla differenza tra single rank e dual rank. Questo significa che non dovete mettere le tre caratteristiche sullo stesso livello. In ordine, per avere benefici maggiori, dovreste prima di tutto puntare su moduli dalla frequenza più alta, ovviamente a patto che poi quella frequenza sia veramente impostabile e utilizzabile del vostro sistema, no? Solitamente tramite profili XMP. Successivamente puntate sui timing più bassi e poi solo alla fine su single rank o dual rank. Ovviamente, se è possibile avere tutte e tre le cose senza rinunciare ad altre, avrete ottenuto il meglio. E ovviamente, ancora prima della frequenza, puntate su configurazioni dual channel. Due moduli sono sempre meglio di uno, ricordatevelo. Secondo me non troppo. Prima di tutto, se state, come dire, creando un sistema di ultima generazione con delle memorie DDR5, là praticamente quasi totalità dei kit di DDR5 sono dual rank per via della dimensione minima dei chip di memoria che possono essere usati. In ogni caso, la differenza, come detto, rimane limitata a quell'FPS in più o quel secondo in meno in un software di rendering. Questo però l'ho detto solamente per, come dire, tranquillizzare, perché non dovete non dormirci la notte se avete dei moduli single rank nel vostro PC. Non di meno, solitamente della memoria dual rank non costa più o meno rispetto a una soluzione single rank. Non richiede una configurazione particolare del PC e di conseguenza ha senso sempre preferire i moduli dual rank rispetto ai single rank in ogni condizione. A patto che, come detto, questa scelta non venga prima di velocità più alte, realmente utilizzabili, timing più bassi o configurazioni dual channel anziché single channel. La migliore scelta che voi possiate fare oggi è la configurazione dual channel con moduli dual rank, con una buona velocità e timing bassi. Io, amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video. Se avete domande, fatele qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!